Laura Garavaglia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori del Posto delle Parole. Europa in versi, edizione 2018, lei che ne è l'anima, il cuore pulsante di questo progetto culturale, di questo festival. Ecco, per chi non conoscesse Europa in versi, che nasce come esperienza legata a un'altra esperienza, cioè quella della poesia, in che modo nasce Esattamente. Laura Garavaglia questo festival? Allora, questo festival è nato nel 2011, questa appunto è l'ottava edizione e diciamo la nostra idea, il nostro obiettivo è proprio quello di portare al pubblico, ad un pubblico sempre maggiore, il grande messaggio della poesia, ma non solo della poesia italiana, anche far conoscere grandi autori della poesia a livello internazionale. Quindi questa ottava edizione del festival è legata quest'anno al tema del viaggio, perché noi ogni anno appunto leghiamo questa manifestazione, questo evento al viaggio e si terrà, scusi, questo evento ad un tema particolare di attualità o un tema culturale. Il festival si terrà il 18, 19 e 20 maggio qui a Como. Diciamo che il clou della manifestazione sarà però sabato 19 maggio a Villa Gaglia. E abbiamo scelto questo tema del viaggio perché, vabbè, è un tema universale che accompagna l'uomo sin dalla sua nascita, appunto è metafora della vita, è viaggio alla scoperta dei luoghi vicini e lontani, è un tema affrontato, come sappiamo, dalla letteratura di tutti i tempi ed è oggi un tema anche molto attuale, dato il grande fenomeno migratorio di portata quasi biblica che vede spostamenti di masse di popolazioni dal sud al nord del mondo, Ecco, io soprattutto. la vorrei proprio subito fermare, Laura Garavaglia, per portare Sì. questa immagine del festival su una contemporaneità, perché a volte si può arrivare a pensare che quando ci sono i festival sembra che il mondo si fermi e poi, finito il festival, il mondo riprende, ma non è così, perché la poesia, che non è altra cosa dal mondo in cui viviamo, ma è nel È il mondo, è mondo, il mondo in cui certo, viviamo, sì, e mi fa molto piacere che lei, certamente. raccontando del viaggio, racconti anche di questa poesia che incontra l'altro, quello che ci viene incontro Certo. attraverso le migrazioni. Quindi il festival, non per fare un'analisi sociologica nella quale No, non sarei no, nemmeno capace a certo. cominciare a pronunciare le prime due sillabe della cosa, però è importante perché la poesia non è qualcosa che resta là, in un sacrario, ma la poesia Assolutamente. è qualcosa di fruibile, come si dice oggi con questa bruttissima parola. E lei mi dà assolutamente il là e la ringrazio per poter introdurre quella che sarà la novità assoluta quest'anno del nostro festival, perché appunto sabato 19 maggio a Villa Gaglia dalle 15 in poi avremo, oltre naturalmente alla lettura classica che ogni anno facciamo di questi importanti poeti italiani e internazionali, avremo un poetry slam al quale parteciperanno tra i principali poeti slammer, alcuni dei principali poeti slammer, campioni assoluti nei loro paesi di origine. E questi poeti slammer hanno nei loro testi forti contenuti civili e sociali. E, tra l'altro, se posso appunto descrivere Però prima di andare nella sì, descrizione, Laura Garavaglia, la certo. fermo ancora perché non tutti conosciamo Che cosa sono? che Che cosa cosa fanno? fanno i poeti slammer. Chi sono questi? Allora, i poeti slammer sono poeti che spesso derivano anche dal mondo dell'hip hop, del rap, del teatro, quindi sono poeti che basano, diciamo, il loro apporto culturale, la loro poesia, sulla dimensione orale della parola e danno molto peso quindi al testo, sia al testo sia alla recitazione. Il fine della poesia performativa dello slam è proprio questo accoppiare il miglior testo possibile alla miglior performance possibile, quindi c'è non solo lo spoken word, la parola, ma c'è
anche il tono della voce, c'è la gestualità e tutto ciò risulta assolutamente molto coinvolgente anche per il pubblico. È una poesia immediatamente comunicativa che vuole immediatamente coinvolgere, trasmettere emozioni al pubblico. Oltretutto nel Poetry Slam, appunto in questa gara, chiamiamola così, tra performer che gareggiano a colpi diversi, il pubblico viene coinvolto perché deve poi decretare il vincitore, diciamo, il migliore tra loro. Per cui è un modo molto interattivo e molto propositivo, diciamo, di far passare il messaggio della poesia. Il messaggio della poesia che passa sia in senso tradizionale, come ha detto poco fa Laura Garavaglia, sia anche attraverso questa nuova forma, diciamo nuova, ma è talmente nuova che risale ai tempi antichi, per cui c'è veramente il recupero, questa consonanza tra quello che è contemporaneo e quello che è antico, perché la poesia anticamente era tutta oralità, verbamante, certo. Scripta volant, voleva dire semplicemente. Che le parole volano di bocca in bocca, quindi questa è la testimonianza, no? Più certo. Ancora che la parola scritta, è la poesia, e la poesia rappresentava veramente questo. Certo. In che modo Laura Garavaglia oggi, nel 2018, qual è il significato di lavorare e di proporre al pubblico un festival dedicato alla poesia? Ma io credo che la poesia sia molto più nelle corde e nel cuore delle persone di quanto noi pensiamo. Basta vedere quante persone scrivono in Italia, noi tra l'altro abbiamo anche un premio letterario legato al festival e ci sono arrivati anche quest'anno una quantità veramente enorme di libri di poesia, quindi c'è questo desiderio di poesia che è insito in tutti noi. Certo, bisogna poi in un certo senso forse educare il pubblico a questo tipo di linguaggio, ma è un lavoro che ad esempio noi facciamo tutto l'anno con le scuole, con i ragazzi, gli studenti dei licei, delle scuole superiori di Como e dell'università, perché si preparano sui testi dei poeti che noi poi invitiamo durante tutto l'anno, e abbiamo anche a parte nel festival degli incontri anche nelle scuole e all'università, in cui i poeti possono dialogare con gli studenti e gli studenti fanno vedere quelle che sono le opere che hanno preparato sui loro testi, che sono meravigliose. Ad esempio durante il festival noi gli studenti dell'Accademia Gallia allestiranno una bellissima mostra di pitture e sculture realizzate proprio sui versi dei poeti che quest'anno partecipano. Quindi è una questione di educazione del pubblico che deve venire con le scuole. Associazioni culturali come la mia dovrebbero effettivamente lavorare anche con i docenti per rivalutare sicuramente il messaggio e il significato della poesia. Messaggio e significato della poesia per questo festival che ha un nome molto ambizioso, Europa in versi, e quindi il senso della comunità, dello stare insieme attraverso il senso come significato e come direzione della poesia stessa. Ed è proprio anche questo quello che diceva poco fa Laura Garavaglia a proposito della sfida, della gara tra questi poeti. Tra l'altro lei diceva che per questo Poetry Slam ci saranno autori che arrivano da diversi paesi, ma c'è anche un autore italiano di cui dobbiamo sottolineare la presenza, perché è veramente molto molto bravo. Lei intende tra gli slammer, perché abbiamo tra gli slammer poi, infatti abbiamo Simone Savogin. Eccolo. Sicuramente sì, che è sicuramente un poeta, direttore di doppiaggio e anche adattatore, dialoghista, e è campione italiano per ben 3 volte di Poetry Slam, e è sicuramente ha rappresentato anche l'Italia negli ultimi 3 campionati europei, quelli che si sono svolti appunto in Estonia e in Belgio, e è veramente, ha dei testi anche Simone Savogin estremamente forti, che esplorano proprio la contemporaneità della nostra realtà
E nello stesso tempo però io trovo che abbia una dimensione fortemente lirica nella sua poesia, quindi riesce, e questa è la sua grande bravura, ad essere civile e lirico nello stesso tempo. E quindi cosa molto difficile oggi, essere civili e lirici nello stesso tempo, certo, veramente certo. Molto difficile. Abbiamo citato... Prego. Scusi, forse la scommessa maggiore per un poeta che tratta questo tipo di temi, riuscire a tenersi su questa dimensione del canto lirico e nello stesso tempo dare questa forte valenza civile alle proprie poesie. Oltre a questi slammer, noi avremo anche a Europa in versi altri autori, autori che sono molto importanti, anche se non conosciuti dal grande pubblico, e questo è anche uno spunto per essere partecipanti a questo festival, nel senso conoscere, andare a conoscere le voci nuove e le voci sconosciute che raccontano le poesie. Tra questi autori che arrivano da ogni parte del mondo, quali citiamo, Laura Garavaglia? Allora, dunque, tra appunto gli autori che provengono dall'estero, io citerei, perché la poesia turca ha veramente una grande, si può dire, fioritura nella contemporaneità, il poeta turco Metin Gengiz, che è veramente uno dei maggiori rappresentanti, direi, della Turchia, della poesia turca contemporanea, e anche la sua è una poesia che propone temi di grande attualità come le guerre in Medio Oriente, le contraddizioni di etnie e religioni, l'esistenza dei poveri nella società, soprattutto nella società turca, ma anche a livello mondiale, combatte l'ingiustizia, e la sua è una poesia che guarda anche a un forte anelito alla libertà e al dolore per la sua perdita. Oltre a lui c'è un'altra poetessa turca, Muhsin Ergenay, che è una giovane poetessa ma già molto conosciuta anche a livello internazionale, e lei tratta nelle sue poesie soprattutto problematiche di genere legate appunto alla situazione della donna nella Turchia attuale. Poi abbiamo altri poeti, come la forse non è molto conosciuta, ma è veramente una bravissima poetessa che oltretutto è bilingue perché scrive sia in spagnolo sia in francese, lei è canadese di origine, di lingua francese, ma vive anche in Messico, quindi è bilingue, diciamo, ed è anche una bravissima traduttrice, conosciuta anche molto come traduttrice, François Roy, e quest'anno sarà nostra ospite, siamo molto, molto e tra contenti. I poeti italiani? Allora, tra i poeti italiani avremo Gian Mario Villalta, che oltre che poeta è saggista, narratore, molto e anche narratore, tra l'altro prossimamente racconteremo il suo ultimo libro, Bestia da latte, ed è ecco, un libro esatto. Molto particolare. Molto particolare, sì, tra l'altro noi invece lo presenteremo anche come, diciamo, autore del suo ultimo libro, Telepatia, edito da Lieto Colle, e leggerà appunto da questo libro. E oltretutto lui è anche direttore del Festival Pordenone Lette, che è un importante festival letterario, come sappiamo, forse uno dei più importanti in Italia. Poi avremo anche un altro direttore di festival importanti, Parole Spalancate, Festival di Genova, che è Claudio Pozzani, che è anche lui un poeta performer, quindi anche egli insomma scrive testi che vengono poi da lui performati. Due belle voci a Europa in versi, quella di Gian Mario Villalta e quella di Claudio Pozzani, che conosciamo bene per la loro attività sia di scrittori che anche attività dedicata a progetti culturali, da una parte Europa in versi, dall'altra il Festival della Poesia di Genova, Parole Spalancate. Prima di salutarci, Laura Garavaglia, però dobbiamo, per forza di cose, dobbiamo ascoltare una poesia dalla sua voce. Va bene, allora io avrei scelto proprio una poesia di questo poeta turco, appunto di cui parlavo prima, Metin Gengiz, tratta da Il colore dell'oscurità, edito da Lieto Colle, perché appunto è stato tradotto recentemente in italiano. Una bellissima poesia in cui il poeta fa un sogno, e io l'ho interpretata in questo modo, è un desiderio proprio di migliorare la realtà in cui viviamo attraverso un rinnovamento
della propria persona, ma anche appunto della società, anche attraverso la tutela dei valori del passato, un recupero delle cosiddette radici. Ed è intitolata Il sogno. Abbiamo sradicato insieme le erbe infestanti, arato la terra per farla respirare. Abbiamo irrigato la terra coi colori del cielo. L'abbiamo spruzzata delle ombre del bosco per rinfrescarla. Abbiamo ripulito tutto attorno, le radici possenti, per farle più forti. Che bel sorriso ha il fico quando viene innaffiato. Sbocciano poesie come un garofano rosso. Dal tuo sorriso ho imparato la cura dei giardini. Dal tuo sorriso ho imparato la cura dei giardini. Il giardino è qualcosa a cui si tiene molto e noi dobbiamo tenere la parola in questo giardino, perché in questo giardino la parola abbia la cura necessaria. E per avere la cura necessaria rispetto alla parola basta anche aprire un libro di poesia, basta partecipare a un festival come Europa in Versi a Como dal 18 al 20 maggio, ma noi lo racconteremo ancora altre volte, come sempre. Intanto, Laura Garavaglia, grazie per il tempo che ci ha dedicato. Grazie a voi e vi saluto e vi aspetto tutti al nostro festival.